Non per molto. Sai cos'è, Lele? Perché in tutti gli ambiti, che sia pallacanestro o che sia pallavolo, che sia calcio, io quell'impressione non l'ho mai fatto, ma se io parlo con una persona che ha allenato, diventa proprio patologico. Tu 24 su 24 non stacchi mai, ti svegli la mattina, è il primo pensiero, quando vai a dormire è l'ultimo pensiero, durante la giornata pensi, sei proprio fuori dal mondo. È così, non lo so se poi si vive bene, perché anche quando sei in vacanza che dici voglio staccare, io non so se realmente tu stacchi. Noi facevamo i calciatori un'ora, ciao, allenamento domani alle 10, va bene, o giocavi, ti fischiavano, facevi gol eccetera, finiva la giornata. È dura, è complicato però fare l'allenatore su tutti i punti di vista, perché devi organizzare lo staff all'allenamento che devi fare, qualche scontento ci devi parlare, devi fare la tattica per mettere difficoltà agli altri, 25 teste sono diverse che uno la so, è un gran casino. Molti vivono male, sono d'accordo con te, Marzo, però lui vedi, piace proprio vivere questo. Lui si ride, scherza, cioè lo vedi, sempre stato così, quando fa l'allenatore un po' più ridere, un po' più fare una battuta, un po' più dire un po' più di niente. Io ti dico, anche per esempio il tuo amico Lele, Roberto De Zerbi, a me mi hanno detto, Roberto, che il mio preparatore ci lavora con lui, lui dalla mattina a quando va a dormire, lui non stacca un attimo da pensare, pensi, io non lo so questo dove realmente ti può portare. Io l'unica persona che anche quando vedo nelle interviste dove lui si lascia andare, ride, scherza, Klopp, bravo, Klopp. Ma quello però è più, cioè nel senso, dopo noi ragazzi, per esempio nel caso di Klopp, prendiamo quello che ci mostra. Esatto. Ma sono 5 minuti, 3 minuti, 10 minuti, e poi dopo ognuno ha il suo atteggiamento, cioè ognuno ha la sua forma di manifestare chi è, ma dentro è più come dici te, Anto. È come dici te. Un in chat ha scritto, l'allenatore è un uomo solo. È vero. Come dice Guardiola. Che l'ha riportato Arteta. Esatto. Okay. Camel, ti hanno fatto te quando sei andato al corso il grafico, cioè così una delle prime volte, forse era neanche quello di seconda che hai fatto te, il primo proprio. Cioè tipo, fai conto come la ruota della bicicletta con i raggi, no? Al centro l'allenatore, poi sono tutti i raggi che sono giocatori, stampa, massaggiatori, tifosi, sì. Colleghi, capito? Presidente, tutto così, cioè tu sei in mezzo, c'hai, sei responsabile, artefice e anche appunto colpevole di tutto quello, tanto non è che è la legge. Praticamente quando vinci è merito del presidente e del direttore giocatori, quando perdi è solo colpa tua. Così. Se metti uno e prendi gol, coglione, che cazzo fai? Se levi l'attaccante e prendi gol, non puoi far... Tutto, sono solo offese, insulti e offese. Per quello io tempo fa ti dissi a te, ma sei sicuro di voler fare l'allenatore? Ma anche se eventualmente trovi un presidente dove dici, Bobo, scegli e fai tutto te. È complicato. Guarda, Anto, hai ragione, i migliori amici, che uno fa il direttore e chiama il suo migliore amico che fa l'allenatore, dopo 3 settimane dice no, non ti voglio più, ti mando via. Vero. Perché non la pensi come me, quindi ne parlavamo già a tavola, Camme, quindi figurati presidente. Poi un'altra cosa che molti ragazzi, anche nostri ex colleghi, magari cominciano, e ovviamente non ne faccio una colpa, ma è quasi naturale, finisci, prendi il corso e magari non c'è il direttore, magari giocava con te, adesso fa il direttore, oppure l'amico dell'amico che ti dà una primavera, una prima squadra, comincia e lo fai un po' per inerzia, cioè tu smetti, non sai cosa fare, cominci, ma poi allenatore ci diventi facendolo, Anto, cioè non bastano i requisiti, ci diventi quando entri in quella vita lì che viene indirizzata come tutti i lavori, puoi essere più portato o meno portato, ma se ti risucchia poi dopo accade quello che hai detto te, cioè dopo un certo punto tu sei una persona che manifesta le tue idee, in quelle tue idee ci muori, chiaro. Vuol dire che prendi il bello e il brutto, trascuri la famiglia, perché questo è quello che accade, ma ci vai quasi dentro e se non sei bravo a staccarti è come quando poi il nostro mondo, che è un mondo che tutti sognano, perché da bambino 99 su 100 uno vuole fare il calciatore, chiaro. Però poi farlo richiede anche degli impegni, degli sacrifici, perché se no non lo mantieni il livello, se no ci sono altri 1000 pronti a prenderti il tuo posto. L'allenatore, cazzo, si tormenta se
fallisce, non ti danno un'occasione, oppure quello che parlavamo oggi, Camel, ti tradisce il direttore, dopo torni a casa, guardi, dici, pensa a te, lui ha quella possibilità che non ho avuto io, oppure quello che parlavamo di Baldini a Palermo, quello che è successo a Silvio Baldini a Palermo, che così saluto tutta Palermo, tutti i tifosi del Palermo. E, ciao ragazzi! Esatto, e così, così parliamo un attimino di una cosa che volevo già parlarne due volte fa. Cioè, quello che è successo a Baldini a Palermo, dopo che ha chiaramente rivoluzionato l'umore e dato gioia a una città, è una cosa che non esiste, non dovrebbe esistere in un modo ideale, invece esiste sempre, come diceva Bobo oggi, cioè è quasi la costante. Allora, uno arriva a gennaio, dopo che per 18 anni, dato che sta bene a Palermo, perché sente Palermo una sua seconda terra, prende casa a Palermo, ogni anno va ripetutamente a Palermo a trovare amici siciliani che ha conosciuto nel 2000 quando allenava, ok? Quando ingiustamente venne esonerato, e sente dentro l'animo, e lo chiede ogni anno che va a Santa Rosalia, che un giorno va al santuario di Santa Rosalia, sarebbe tornato e avrebbe ripreso con la gente di Palermo quello che ingiustamente gli era stato portato via prima. Arriva le prime partite, ci sono 3.000 persone, col Feral Pisalò la finale ci sono 35.000 persone, venduti anche i biglietti con davanti i pali, che non si vedeva, veramente, li hanno venduti tutti, neanche con Dybala, Pastore e Cavani hanno fatto quei record di persone con la Feral Pisalò. C'è una città che impazzisce, dopo un mese gli cambiano tutto senza dirgli niente. Ora, io dico, il City ha rilevato la società, quindi Soriano è arrivato, ma gli intermediari, i rappresentanti italiani che hanno la gestione del Palermo, ma io dico, Anto, se te a casa tua, non so, il tuo giardiniere, chiaro, piuttosto quando vai al circolo a giocare, tu ti trovi e non ti trovi più Fede a giocare con te, ti trovi un altro. Lui si è trovato preparatore, due massaggiatori, e non sapeva che ci fossero, e se li trova. Mercato, i suoi giocatori, chiaramente che hanno vissuto questo sogno, ovviamente stradominando, no? Tu vivi questo sogno e tutti non sono tutelati nei rinnovi, negli adeguamenti, non c'ha più voce sul mercato, lui ha portato lì, e gli mettono dei giocatori, discutono di alcuni giocatori che non erano richiesti, oppure dovevano discutere di alcuni giocatori, ma non gli è stata data la carta bianca che in una vittoria così giustamente avrebbe meritato, o almeno da condividere eventualmente delle scelte. Cioè, quindi, quello è scontento, i giocatori sono scontenti, il direttore è scontento, i collaboratori sono scontenti. Cosa dice lui? Non è più il mio sogno. Cioè, io l'ho vissuto, ma io non sono pronto ad andare avanti. Invece di fare buon viso a cattivo gioco, stare lì, poi aspetti tre partite che ti perdono. Ti mandano via, ti esonerano e ti danno i soldi. Lui ha lasciato i soldi, 2022, chi lo fa? Nessuno. Lasciati i soldi, vado via perché il sogno che abbiamo condiviso attraverso i nostri stati d'animo, le nostre idee, le nostre lacrime, le nostre sofferenze, è finito, non c'entra più niente. Quindi io dico, una volta almeno era nella sconfitta, adesso manco la vittoria è tutelata. Allora devo dirti che il calcio è questo. Nelle, qua, tu sai qualcosa in più, nel senso che idea avevano questi qua del City, se hanno parlato con lui, oppure lui ha visto queste persone introdotte dentro, non gli hanno detto né prendiamo questo, né questo, né quest'altro, tu fai l'allenator, punto, e basta. Non so se sei qualcosa in più. No, so tutto, cioè loro sono arrivati, sì, chiaramente hanno fatto le prime, diciamo così, foto di gruppo della presentazione della nuova società, ma quando sono stati messi gli intermediari italiani, ok, lui non aveva una referenza e, come ti posso dire, un coinvolgimento per operare. Ti ripeto, lui si è trovato due massaggiatori, un preparatore, quindi è capito, Anto? Io ho fatto tutto e neanche mi coinvolgete su quanto. E allora lui ha notato che dopo tre partite realmente lo mandava via e facevano quello che gli parla. Ma perché? Perché i giocatori, quelli che ha avuto vicino a lui, avevano delle cose in sospeso che non sono più state trattate e rispettate, tipo rinnovo, premio, sai queste cose? Che il gruppo. E lui diceva, ma io con questo gruppo voglio andare in Serie A. Poi insieme lo costruiamo, lo arricchiamo, ma non è che voi venite e noi che abbiamo fatto e non contiamo più niente a partire da me, non è stato mai chiamato, capisci? È come dire, tu sei arrivato, sei lì perché hai il contratto, poi dopo lavora. Chiaro.
Lui ha detto, ma scusami, allora io mi giro intorno e tutta quella magia che abbiamo creato non ce n'è nemmeno mezzo dito. Però poi Lele, io mi sarei aspettato lì, ok, arrivano questi del City, hanno problemi con Baldini, ok, perfetto. Vai a prendere un allenatore di un certo livello, di un certo calibro, un direttore sportivo di un certo calibro. Si ritrovano adesso con Rinaldo e Corrini in panchina. Dove no, Corrini l'anno scorso... Tempo, ma, sì, io pensavo, dico, arriva il City, una società strutturata di un certo livello, eccetera. Ti presenti almeno con dei determinati tipi di giocatori, un direttore sportivo, eccetera, un allenatore di un certo tipo. Invece mi sono ritrovato con Corini, che l'anno scorso non lo conosco, non so chi sia, eccetera, lo vedo allenare. È stata esonerata Brescia. Antonio, ma infatti, ma secondo Rinaldo, te... Il City, secondo te, ha messo Corini? Chi l'ha non messo? L'ha messo Rinaldo. Chi è che opera? Ci sono persone che operano che avranno avuto i loro motivi per fare delle scelte. Quindi io non entro in merito a chi è venuto dopo, per quanto io Eugenio lo conosco, ovviamente non c'entra niente con Baldini, sono due mondi diversi, ognuno ha il suo modo di fare, e io tifo per il Palermo, come Baldini, Silvio, io ci sono stato la settimana dopo, mai stato così lucido, sereno, coscienzioso di quello che ha fatto, anzi, dato neanche rancoroso, ovviamente, perché dice, non è più il mio sogno, tac, passo indietro, lascio i soldi, pago Dazio, io, dei miei, non che mi mandate a voi, dopo magari quattro partite che sembra che quello che ho fatto è stato casuale e passo per cretino. No, vado via io, lascio i soldi. Quindi vi ricostruite il vostro percorso. Ma tifando per... Ripeto, lui ha preso casa lì, A Mondello ha ristrutturato una casa. Quindi per dirti che... Lele, me lo devi presentare. Me lo devi presentare. Certo, perché sono quei personaggi atipici in questo mondo del calcio, dove lui lascia i soldi, lui ha una sola parola, quando lui parla c'è sempre un qualcosa che gli tocca l'anima. Esattamente. È un personaggio veramente... Esattamente, e quello che a me dispiace è che non si tratta così, cioè non si tratta così, si può anche non essere d'accordo, ma insieme si fanno 15 giorni, ragazzi, cambia la proprietà, tutti sappiamo che cambiano le gerarchie, ma è anche normale, chi mette i soldi vorrà decidere e determinare. Ok, ci si mette insieme, si parla, si guarda il lavoro, si giudica il lavoro, perché chi ti paga ti giudica, poi ci si separa, non c'è problema, prima, dopo, ma non ti metto in casa della gente senza che tu ne sai nulla, ti propongo dei giocatori che io non richiedo altri, i miei che mi hanno portato a vivere un sogno, insieme, ripeto, a una città che ha ribaltato totalmente e non sono tutelati, perché sono i primi ragazzi che ci sono che poi andavano a lamentarsi, capito? Dicevano, mister, ma noi cosa abbiamo fatto? Cioè, non sei solo tu, noi abbiamo fatto questa cosa, e chi è che ci tutela? Chi è che ce lo riconosce? Perché fra 20 giorni riparte la stagione, no? E allora cosa vuol dire stupire e raggiungere un obiettivo e andare avanti? Cosa vuol dire? Non vale più? Allora io dico che il calcio, invece, perché dico che delle persone? Perché quella gente lì lo sa cosa ha vissuto con Baldini, non puoi cancellarlo con un colpo di spugna. Io dico questo. Però ha vissuto un'ingiustizia, io lo vedo così, raga. Lele, però... Se vogliamo andare dall'altro discorso, però volevo posso sdrammatizzare questo fatto. Sì. Tutto questo che ha raccontato Lele, nella mia estate me l'ero perso. Vado a vedere Bari-Palermo. Il primo che incontro, io ho giocato con Corini a Torino. Incontro Eugenio, dico: Eugenio, che stai facendo qua? Mi hai detto così? Non lo sapevo. Ma cioè, che stai facendo? Ti ho detto che Post deve venire con noi, è perfetto. Cioè, metti un quadretto in più, va. È stato in Sardegna con i VIP americani a fare Baldoria. Anto, io ti dico questo. No, l'unica cosa, tu che conosci molto più di me, non lo so, può darsi Bobo conosce come te, quelli del City, più di qualcuno del City lì dentro. Io penso che il City, come società di un certo livello, non capisco che loro arrivano qua e mettono un allenatore nelle condizioni di andare via. Non capisco questa roba qua. Mi devi aiutare te. No, possiamo andare avanti, peraltro. No, io ti posso aiutare semplicemente che l'unica cosa che mi ha detto Silvio di Soriano, che lui l'ha conosciuto, Soriano. Sì. Ok, ma Soriano mi ha detto, io quando ci ho parlato, persona squisita, brava persona, ma non sono entrati dentro al lavoro. Cioè,
ti ripeto, non, Silvio era allenatore del Palermo, che un mese prima ha fatto piangere una città, ok? E ha fatto parole che ancora suonano, perché non ha solo vinto Silvio, ha anche insegnato, no? Con determinati tipi di uscite, ok? Dure, efficaci, emotive, di vita, non solo di calcio, ok? Questo ha fatto un mese dopo non ci parlavano di calcio con lui e si trovava altra gente negli spogliatoi. Se questo è fare le cose in un certo modo, fino lì non sono state fatte. Adesso io mi auguro che Palermo rimanga, che cresca, perché è una gran piazza, capito? E vogliamo bene noi ai palermitani, ci mancherebbe. Però questo è quello che è accaduto.